E come tutte le volte quando giriamo i nostri mercati in Piemonte incontriamo degli amici, siamo in compagnia di due personaggi, un collaboratore esterno di Telecupole, il signor Berrino. Berrino, e uno storico, il signor... Bromardi. Ok, Berrino, ci volevi parlare un attimino di Bra Antica, del mercato antico, giusto? Sì, io posso proprio solo parlare del mercato antico, visto che ho fatto ultimamente un documentario sul Cotolengo e si parla proprio anche di questa zona di Bra, che è la zona mercatale. Volevo solo dire che nel 1700 il mercato era tenuto in via San Giovanni Battista, che è la zona storica di Bra. In effetti il nonno del Cotolengo, essendo un commerciante, aveva affittato proprio il posto migliore per il mercato. Il mercato si è poi spostato negli anni successivi in questa zona dove siamo adesso. E qua addirittura a 100 metri di distanza si trovava la Rocca. La Rocca era uno scarico aperto di rifiuti che con il tempo è stato proprio coperto e adesso è agibile fino alla ferrovia. Altro, Io lascerei la parola alla memoria storica di Bra. Allo storico di Bra, insomma. No, storico non solo No, per l'età. solo per l'età. Perché Vabbè, qualcosa 76 però di Bra storica c'è. il mercato iniziava dove ci sono adesso i giardini. Sì. Lì c'era ancora all'attuale c'era ancora la Rocca 1945-46, poi è stata riempita fino alla ferrovia. E qui era il mercato più importante, Piazza Carlo Alberto era molto, ma molto, molto meno. Con gli anni poi chiaramente la città si è spostata, i negozi belli si sono spostati, ma qui era proprio l'eleganza. Tant'è vero che qui si trovano tutti i ristoranti migliori della Infatti, città, infatti, con infatti. il tipico e mitico Badellino. Ho capito. E il mercato si sviluppa fino giù in fondo, Sì, giusto? il mercato si sviluppa fino a Sant'Andrea e occupa questa parte. Occupava anche la parte, diciamo, nascosta con il mercato della verdura, che però adesso è stato spostato in Piazza Giolitti. Sotto Bra, Sì, giusto. quindi questa zona diciamo che è diventata più elegante, oggi è meno rumorosa, però si è perso un pezzo di storia, ecco. Le botti di ferro piene di legname da scaldarsi d'inverno, i cavoli. Non esistono Non più. esistono più, non esistono più. Va bene, noi ringraziamo lo storico di Bra e il nostro amico Berrino, nonché collaboratore esterno di Telecupole. Noi continuiamo il nostro percorso nelle bancarelle in questo bellissimo mercato di Bra, appunto. Grazie, grazie.